Amici sportivi di Stelle nello Sport, ben ritrovati. Puntata numero 41 del nostro magazine dedicato allo sport della nostra Liguria, puntata quasi esclusivamente dedicata a quelle che sono state tre grandissime giornate di festa dello sport. Al Porto Antico è andato in scena il gran finale del nostro progetto Stelle nello Sport, insieme al Porto Antico, a Luis Palconi e a 135 tra federazioni e società sportive che in una grande squadra hanno giocato per regalare alla città e alla regione il più grande evento sportivo dell'anno. Più di 100.000 i partecipanti, una conferma importante di adesione e di partecipazione nonostante tre giornate bellissime ma anche caldissime, rinfrescate dalla fontana dell'Iren che ha davvero permesso a tutti di bere e di setarsi in quelle che sono state giornate torride ma bellissime, di sfide sul campo per eventi, per gioco, per attività, per stage. Tanti i giovanissimi che si sono approcciati anche a delle novità, dal quidditch al calisthenics, a discipline sportive meno conosciute ma che hanno riscosso grande successo. Poi le conferme, quelle storiche, con il palco Mandraccio che ha generato più di 100 esibizioni in tre giorni sotto la regia del nostro Matteo Neto, il Gala delle Stelle che venerdì sera ha celebrato i grandi campioni e la partecipazione di testimonial davvero speciali. Quest'anno al nostro fianco, nel 18° anno di Stelle nello Sport, abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere campioni di livello mondiale, a iniziare da quella che è la più grande pallavolista, sicuramente la più grande. Penso che lo sport per qualsiasi giovane è fondamentale per la propria crescita, poi magari ognuno ha le sue proprie, i propri desideri, le proprie, il proprio amore per il calcio, per la pallavolo, però in generale penso che sia una cosa che aiuta la crescita, aiuta il rapportarsi con gli altri bambini, a combattere, a cercare di credere nei propri sogni. Quindi penso che nella vita di tutti i giorni penso sia fondamentale, ecco, condividere lo sport. Hai parlato di amore per lo sport, amore per la pallavolo. Quando è nato il tuo amore per la pallavolo? Il mio è nato tantissimi anni fa e continua comunque a essere il mio primo amore. Mi diverto, è una passione, lo faccio con il sorriso perché comunque alla fine è un gioco. E questo è il mio lavoro, però giocare mi diverte, quindi condividerlo con le mie compagne, quindi sacrificarmi ogni giorno per certi obiettivi è quello che da quando ero bambina mi ha portato ad essere qua e sono felice ancora oggi. Dal sorriso di Francesca Piccinini al carisma di Oney Tapia. Lui che è uno straordinario campione paralimpico argento nel lancio del disco ai giochi di Rio. E il suo ritmo nel sangue ha conquistato tutti vincendo Ballando sotto le stelle, il fortunato talent di Rai 1. È stato un altro ospite speciale di Stelle nello Sport, ha incontrato i giovani in avvicinamento al grande appuntamento con gli europei giovanili paralimpici che saranno in Liguria dal 9 al 15 ottobre. È salito sul palco del Galà e ovviamente è stato al nostro fianco per queste giornate di grande festa. È importante sì per tutti questi ragazzi, una manifestazione così è molto importante perché prima cosa che gli permette di conoscere lo sport, gli permette a un qualcosa dove si può avvicinare, dove si può mettere a confronto lui stesso, dove lui si può sfogare, può trovare la forza, dove lui può trovare un qualcosa che lo orienta, dove lui si può ricrescere, si può rivedere e attraverso questo anche i genitori di questi ragazzi possono trovare in loro un impegno costante e in cui loro dedicano parte del suo tempo. E questa è una cosa che io ragazzi le garantisco, una cosa con il tempo funziona. Funziona perché? Perché nel momento in cui tutti questi ragazzi, tutti questi bambini incominciano l'attività sportiva e si incominciano a impegnare, che capiscono che cosa è il sacrificio, che cosa è il tempo a tempo pieno, che capiscono che cosa è la fatica,
e questo funziona. Dopo i genitori saranno anche contenti del sacrificio che stanno facendo i loro figli, però per queste cose bisogna lasciarli andare, e tutte queste cose sono importanti appunto per questo, perché portano insieme tante ricchezze da scoprire. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo qua tutti numerosi, portate qua figli, cugini, venite anche pure voi genitori, anche volontari, venite tutti quanti, perché questa manifestazione è per il popolo e è del popolo. Tante novità, ma alcune conferme fondamentali. Sotto il tendone in Piazza delle Feste c'è stata come sempre una domenica speciale di ritmo, di gioia, di fantasia, di spettacolo, con l'Auxilium Day, danza e ginnastica che hanno generato tantissime spettacolari esibizioni. Speciali per la ginnastica, due campioni del mondo come Michela Castoldi e Davide Donati. Michela si è anche esibita sul palco del Galà delle Stelle e ovviamente hanno regalato sorrisi, selfie e autografi ai tanti giovani ginnasti della festa. Per noi innanzitutto è divertimento, penso che praticare sport senza divertimento sia inutile. Lo sport è faticoso, quindi se non c'è il divertimento non ha senso fare tutta quella fatica. Vedere tante piccole atlete è bellissimo, ti fa capire quanto lo sport stia andando avanti e quanto soprattutto la ginnastica si stia sempre più sviluppando in Italia. E, oggi è stato bellissimo vedere della nostra specialità, però erano comunque entusiaste di vederci ed è stato davvero divertente. E poi vi guardavano con degli occhi particolari, insomma, non è da tutti vincere tutto quello che avete vinto voi, vi siete calate perfettamente nella parte. Che cosa si prova ad arrivare un pochino più grandicelli a parlare con queste, diciamo, nuove generazioni, anche se siete giovanissimi? Beh, quando eravamo piccoli eravamo noi al loro posto, parlavamo con gli atleti più grandi, quelli che avevano vinto titoli importanti, e li vedevamo come, diciamo, un obiettivo da raggiungere, e ora ci fa piacere parlare con loro e magari poterle spingere a dare il massimo ed arrivare anche loro in alto. Sotto il sole caldissimo andare in mare è stato ancora più bello, e vela e canottaggio come sempre hanno riscosso grande successo. In particolare il mondo rowing ha proposto con Elpis, Urania e Rowing tre postazioni con i remo ergometri per vogare all'asciutto e poi le barche in acqua per provare l'emozione del canottaggio olimpico proprio nello specchio acqueo proprio vicino al Bigo. E poi cosa c'è di più bello che provare a vogare al fianco di un due volte campione olimpico? Luca Agamennoni è stato con noi, lui che ha conquistato le medaglie alle Olimpiadi di Atene nel 2004 e Pechino nel 2008. L'uomo del gruppo Fiamme Gialle è venuto a giocare, a remare, a condividere emozioni ed esperienze insieme ai ragazzi della festa dello sport. Lo ha avvicinato per noi Matteo Neto. Luca Agamennoni, ospite d'onore del Galà dello Sport in Liguria, una manifestazione che è inserita nella festa dello sport, hai avuto modo di visitarla, che ti è sembrata? Beh, molto bella, bella organizzata. Questa sera avrai il piacere di premiare giovani promesse dello sport ligure, premierai una vogatrice, premierai una cestista, premierai una pattinatrice, insomma sarà anche di buon augurio. Certo, spero di anche in futuro di premiare tanti altri ragazzi come i vecchi hanno premiato me. La tua è una carriera davvero speciale, due medaglie alle Olimpiadi, insomma, che cosa ti senti di dire a questi ragazzi? Puntate alto e sperateci sempre, tanto qualcosa arriva sempre. Tu adesso che cosa stai facendo? Per il momento mi sto apportando verso il fine carriera, diciamo, e faccio le gare, le repubbliche e basta, poi chiuderò la carriera a settembre.
Grandi campioni, testimonial speciali di stelle nello sport. E che dire di Michele Frangilli, uno che riesce nel momento di maggior pressione che un atleta possa avere nella sua storia, quando deve tirare l'ultima freccia, quella che può valere l'oro a una Olimpiade, beccare il 10, ovvero il centro giallo di quel paglione insieme agli amici Nespoli e Galiazzo. E lui, Michele Frangilli, l'uomo del 10 agli Stati Uniti, della medaglia d'oro di Londra, a essere venuto al Gala di Stelle nello sport, ad aver tirato insieme ai giovani arcieri nell'area allestita dal Comitato Ligure della Fitarco. Un cuore grande, non solo una grande mira per Michele, che ha donato al Gala di Stelle nello sport e alla Gigi Girotti la maglia con cui ha conquistato quella medaglia d'oro a Londra 2012. Una maglia preziosissima che nelle prossime ore sarà all'asta su Charity Stars per contribuire ad aiutare la Gigi Girotti Onlus. Davvero un grande campione, Michele Frangilli. Michele Frangilli, uno dei testimonial della 18ª edizione di Stelle nello Sport. Da Londra 2012, quel 10 a oggi, sei cresciuto ancora di più, così come sei riuscito a far crescere il tiro con l'arco. Che cosa ha significato quella freccia per tutto il movimento? Sicuramente ha significato tanta promozione. Abbiamo avuto tantissimi nuovi iscritti, visto anche localmente nella società dove mi alleno a Gallarate, e che anche tutto il resto dell'Italia, anche la federazione se n'è accorta, quindi contenti di aver promosso il nostro sport con una medaglia d'oro. Sul palco premierai tantissimi ragazzi giovani, qual è il messaggio che vuoi dare a loro rispetto allo sport? Che per far sport ci vuole tanto sacrificio, tanto impegno e non bisogna mai mollare. Sul palco salirà anche Chiara Rebagliati, che è una giovanissima arciera. Che cosa ci vuole per diventare campioni nel tiro con l'arco? Come ho già detto, sacrificio e tante ore sul campo a tirar frecce, quindi con un tecnico che ti possa seguire costantemente. Ha fatto davvero centro Michele Frangilli, anche e soprattutto nel cuore di tutti noi, per questo dono straordinario. Nei prossimi giorni andate sul sito stellenellosport.com, troverete il link per l'asta benefica, ci saranno le maglie di Michele Frangilli, quella nazionale di Francesca Piccinini, quella dell'Italia di Oney Tapia e ultimi cimeli anche di Genia Sandoria per l'ultima settimana di asta a favore della Gigi Girotti. È così che proviamo a raggiungere il record storico di donazione per la Onlus del professor Enrique. Abbiamo raccolto più di 3.500 euro al Galà e alla Festa dello Sport, che uniti ai 20.000 già raccolti durante l'anno significa essere vicinissimi a quello che era l'obiettivo, quota 25.000 euro. Ci arriveremo con il vostro aiuto e allora vi aspettiamo sul sito stellenellosport.com per partecipare all'asta di Stelle nello Sport, ma anche e soprattutto per rivivere la festa con video, foto e tante tante interviste spettacolari. Tra poco anche delle clip da non perdere, rimanete con noi. Stelle nello Sport, la seconda parte della puntata numero 41 del magazine dedicato allo sport della Liguria. Una puntata speciale dopo la grande festa dello sport. In un anno in cui il nostro progetto è riuscito ancora una volta ad aggiungere qualcosa, a inventare qualcosa. Ce lo proponiamo ogni anno, continuare a crescere, a essere sempre di più un punto di riferimento al servizio del mondo dei giovani e dello sport. Per i giovani è chiaro che la scuola è il nostro referente e in questo senso ringraziamo il MIUR e tutti quei docenti che hanno voluto accompagnarci anche in una nuova iniziativa bellissima. Quest'anno abbiamo addirittura raddoppiato gli incontri, più di 30 nelle scuole della Liguria, con tanti campioni al nostro fianco, da Teresa Frassinetti, Edoardo Stocchino, Francesco Bocciardo, per andare a trasmettere ai giovani i valori, la passione per lo sport. Non solo, abbiamo ideato il concorso Il Bello dello Sport, perché al di là delle parole abbiamo voluto chiedere ai nostri ragazzi di scuola primaria e secondaria di primo grado che cosa fosse per loro il bello dello sport.
sport. Ce lo hanno detto con un pensiero o con un disegno? Ne abbiamo raccolti ben 3.414, con un lavoro enorme, grazie a Mariella Giustolisi e a Cristina Cambi. Siamo arrivati alla commissione che ha giudicato, con il CONI, con il MIUR, col Porto Antico, con i direttori di Secolo XIX Primo Canale, e abbiamo trovato i vincitori che abbiamo premiato alla Festa dello Sport. Emozione per loro, ma anche per noi, in una domenica mattina bellissima in cui abbiamo celebrato anche i 20 finalisti del premio Nicali. È stata un'idea innovativa quest'anno l'Olimpiade delle scuole, appunto il CONI si è fatto promotore di questa iniziativa importantissima che ha portato la chiusura dello sport con una partecipazione massiva, circa 1.000 atleti, 1.000 alunni a combattere, a giocare, a divertirsi in un'Olimpiade, in una mini Olimpiade il venerdì mattina, quindi all'apertura della Festa dello Sport. Un percorso educativo motorio e un percorso di giochi che volevano essere proprio un inizio della festa da parte dei più piccoli. Una sinergia sempre più stretta, quella tra Stelle nello Sport e il mondo della scuola, non poteva che chiudersi con una bellissima iniziativa, l'Olimpiade delle scuole. In Piazza delle Feste, il venerdì della Festa dello Sport, abbiamo organizzato con i docenti dello staff tecnico del CONI un bellissimo percorso sportivo-cognitivo che ha coinvolto quasi 1.000 studenti. Davvero una mattinata di grande festa, di gioco, di partecipazione in cui, e non è una banalità in questo senso, hanno vinto davvero tutti. Qua parliamo di uno sport della scuola, sicuramente un divertimento come deve essere sino a un certo punto lo sport, e ho visto che stamattina puntualmente è iniziato tutto, quindi siete molto bravi anche nell'organizzazione, perché è partito come un orologio svizzero alle 9 e sono iniziate le attività. Vedo che i ragazzi si divertono e questa è la cosa importante, e spero che si continuino a divertire per tutti questi 3 giorni che avranno a disposizione tantissime discipline. La novità è molto bella perché hanno il momento e il loro spazio per poter giocare prima poi di conoscere le altre discipline, quindi molto bella, molto positiva, grazie. Ci ha fatto molto piacere partecipare, i ragazzi sono molto entusiasti delle attività che stanno facendo e di quelle che hanno fatto a scuola nel corso dell'anno. E sono iniziative che arricchiscono molto e che hanno dato molto ai ragazzi. I valori dello sport, lo avete capito, per noi sono importanti, e per trasmetterli insieme alla conoscenza, all'istruzione, all'educazione verso la disciplina sportiva, da sempre nella nostra area, vicino al palco nel piazzale Mandraccio, chiediamo l'aiuto e il sostegno di tanti istruttori di diverse federazioni e società sportive. È così che è nata un'area multisportiva che ogni 2 ore propone un'attività diversa, un gioco diverso, un'occasione diversa per i giovani di approcciare una nuova disciplina. Andiamo a rivivere nelle immagini e anche nelle parole dei docenti e degli istruttori quelle che sono state 3 giornate davvero intense e molto partecipate. Siamo sommersi dai bambini, è bellissimo lavorare in questo clima di festa, di serenità,
i bambini di per sé portano gioia, felicità, e oggi hanno dimostrato effettivamente di essere il massimo. E lavorare con loro, con le scuole, è una gioia, è un progetto che noi portiamo avanti da anni come federazione e dà sempre ottimi frutti e sinceramente è proprio un toccasana per il cuore. Non potevamo mancare la festa dello sport, ormai per l'Inoteam è un appuntamento fisso, immancabile, in cui possiamo fare promozione sia della Inoteam sia dello sport e del Jiu Jitsu, quindi una grandissima festa promozionale aperta a tutti. Dello sport per me è una grande occasione per farci conoscere come società, per farci conoscere come sport, perché ancora deve comunque sia essere conosciuto da tutti, bene o male, comincia il nome del Taekwondo a farsi sentire e notare sempre di più e godersi la giornata e anche per i miei ragazzi comunque sia fare il loro qui e poi che si divertano in giro a fare tutte le altre attività. Il judo è pochi anni che è entrato come disciplina sportiva in scat, ma si sta coprendo di allori e sta lavorando veramente bene. Quest'anno ha raggiunto le finali nazionali WISP e quindi perché non onorare questi bei risultati, questi raggiunti, partecipando in massa a queste belle giornate di sport e di promozione che da anni state facendo. Sicuramente una delle cose più belle è vedere sia le proprie allieve attuali che le proprie ex allieve che sono passate, diciamo, nel ruolo di tecnico, che interagiscono con le ragazzine che vengono a provare o comunque quotidianamente in palestra aiutano e danno una mano. Questa è la soddisfazione più bella, credo, per un insegnante, coltivare il proprio vivaio, e quindi anche le ragazze grandi non ci abbandonano e rimangono con noi. È stata un'annata molto positiva, quest'anno siamo qua a questo festival proprio per aumentare la capienza dei nostri iscritti, il numero. Quest'anno con i nostri allievi abbiamo partecipato ai campionati regionali e italiani, alcuni dei nostri allievi si sono aggiudicati il campionato regionale sia juniores che seniores e a Rimini nei campionati FICA PAVIMS. Alcuni dei nostri allievi sono aggiudicati il titolo italiano Savat e Savat Pro. Abbiamo ancora tantissimo materiale da proporvi. L'invito è a venire sul sito stellenellosport.com a vedere gli album fotografici, a condividere le foto, anche a curiosare se ci siete voi nelle foto, perché per chi si ritroverà nelle foto online di Stelle nello Sport ci saranno sorprese e soprattutto agevolazioni da parte dei nostri partner. Ma oltretutto ci saranno tanti altri importanti contenuti, interviste, clip, bellissimi video che vi proporremo nelle prossime trasmissioni, anche perché non andiamo in vacanza e per tutta l'estate vi terremo compagnia su Primo Canale. A chiudere questa 41esima puntata è un altro evento che ci sarà nel prossimo weekend. Lo sport non si ferma e allora a Quinto torna la quinta edizione dell'Expo del Levante con il CIV e con le associazioni sportive del territorio che venerdì, sabato e domenica regalano un'altra bella occasione a tutti i genovesi. Speriamo di ripetere il successo avuto l'anno scorso, questa è la quinta edizione di Expo 2017, saranno presenti numerose associazioni sportive per cui ci saranno avvicinamento come per gli altri anni per tutto quello che riguarda le arti marziali, un percorso di mountain bike, una piscina anche piuttosto
grande dove potersi approcciare con la subacquea e la pallanuoto, il tutto accompagnato con le focaccette che saranno preparate dal banco del CIV, ci sarà presente il camugin, il gelato della Carla e eventi musicali nella serata del venerdì, del sabato e della domenica, dove ci sarà DJ Perro, animazione con Francesco, un'ora di nonna balla con, insieme a me, per avvicinare i bambini al ballare il liscio, e quindi tutto speriamo condito da tanta allegria. Il quarto anno che noi siamo presenti a questo Expo delle associazioni organizzata dal municipio del Levante, il quarto anno appunto che dà a noi l'incarico di curare la parte sportiva. Cerchiamo ogni anno di dare un palinsesto di spettacoli, di attività che sia sempre diverso. Quest'anno abbiamo anche la fortuna di poter contare sul pugilato, che sarebbe comunque all'esordio assoluto all'Expo delle associazioni, perché con questa attività che è nuova, come sapete, per il 2017 per l'Ardita Savat, abbiamo il maestro Marco Nocentini che farà fare delle esibizioni ai suoi quattro agonisti, Gallo, Traverso, Ciria e Pagano, che hanno già esordito peraltro domenica a Stelle nello Sport. Questa bella manifestazione di pugilato che è stata organizzata dal Comitato Ligure di Consuelo de Sena, quindi sarà un'occasione per presentare anche il pugilato. Poi ci sarà la Savat con incontri sia di assalto che di contatto pieno, anche questa è una novità perché negli altri anni abbiamo sempre fatto match anche internazionali, direi di grande rilevanza, come tre anni fa a Nervi piuttosto che poi a Quinto, Italia-Serbia, Italia-Francia. Quest'anno invece saranno degli incontri non solo di contatto leggero ma anche di contatto pieno tra atleti delle diverse società liguri. Avremo poi delle esibizioni di autodifesa, di Savat Defense, dei maestri Mastro Andrea e Pagano, che sono i due responsabili dell'Ardita. Insomma, ci sarà un corollario di attività, poi anche di presentazioni, di premiazioni, di cose. Insomma, dovrebbe essere sicuramente una serata molto simpatica. Ci saremo anche noi con le telecamere di Stelle nello Sport venerdì e sabato sera, soprattutto con la grande serata firmata Ardita Savat con Piero Picasso come sempre in prima linea. Le immagini più belle ve le riproporremo la prossima settimana, così come sul nostro sito di informazione liguriasport.com trovate ogni giorno tutte le notizie, gli approfondimenti, i video e le foto dello sport della nostra Liguria. Vi aspettiamo online e come sempre qui su Primo Canale. Buona settimana a tutti.